La sua nascita è stata seguita da 1.700.000 spettatori. 220 paesi erano sintonizzati quando ha mosso i primi passi. Il mondo si è fermato per questi baci rubati e la tecnologia è cresciuta insieme a lui. Un'intera vita filmata da un'intricata rete di telecamere nascoste, trasmessa in diretta e senza censura 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, per il pubblico dell'intero pianeta. Il collegamento da Sea Heaven Island, racchiusa nel più grande studio che sia mai stato realizzato, unica opera insieme alla muraglia cinese, interamente costruita dall'uomo e visibile dallo spazio, ecco a voi, nel suo 30° anno di edizione, il Truman Show! Che settimana incredibile! Non so voi amici, ma io sono stato sulle spine tutto il tempo. Un saluto e buonasera a tutti. Sono il vostro Mike Michelson. Benvenuti alla Fura Verità, la tribuna dove dibattiamo questioni sollevate dallo show. Stasera vi offriamo qualcosa di davvero speciale. Una rara ed esclusiva intervista con colui che ha concepito e creato lo show. Quindi, seguiteci. Vi porteremo all'interno della stanza lunare, al 221° piano della Omnicam Ecosfera. È qui che incontreremo la più grande mente televisionaria della Terra, il grande architetto di quel mondo nel mondo che è Sea Heaven Island. Christoph. Prima di cominciare vorrei ringraziarla da parte degli spettatori per averci concesso questa intervista. Sappiamo quanto siano pressanti i suoi impegni e inoltre quanto gelosamente protegga la sua privacy. Quindi lo consideriamo un grande onore. Si immagini. L'evento catalizzatore dei recenti drammatici sviluppi dello show è stato ovviamente il padre di Truman, Kirk, con i suoi tentativi di infiltrarsi nella storia. Ma prima di entrare nel dettaglio, vorrei far notare che non è la prima volta che qualcuno dall'esterno tenta di comunicare con Truman, vero? Abbiamo già corso dei rischi in passato. Truman! Sei in televisione! Sì! Sì, te l'ho fatta! Sono nel Truman Show! Comunque non c'è mai stato nulla di simile all'ultima violazione della sicurezza, dal momento che stavolta l'intruso è un ex componente del cast. È morto per giunta. Devo ammettere che reinserire Kirk è stato un colpaccio. Beh, visto che la causa della crisi di Truman è proprio Kirk, sono giunta alla conclusione che solo lui poteva risolverla. Truman! Truman, no! Non si può andare lì! Perché? Che c'è là dietro? Niente, è pericoloso, tesoro. Ci sono dei limiti che non possiamo oltrepassare. Vuole ricordare al pubblico perché ha deciso di far scomparire il padre? Man mano che Truman cresceva, è nata l'esigenza di escogitare dei modi per trattenerlo sull'isola. Voglio fare l'esploratore, come il grande Magellano. Oh, è troppo tardi. Non c'è più niente da esplorare. Così nacque l'idea dell'annegamento. E da allora Truman è rimasto terrorizzato dall'acqua. Quando Kirk lesse la sinossi dell'episodio della sua morte in mare, rimase a dir poco deluso. Credo sia questa la causa della sua irruzione sul set. Ma come intende spiegare questi 22 anni di assenza? Amnesia. Micidiale. Abbiamo una telefonata in arrivo, da Charlotte, North Carolina. Dici pure, sei in diretta con Christoph. Ah, sì. Ciao, Christoph. Io volevo sapere quante telecamere nascoste avete piazzato. Grosso modo all'incirca 5.000. Oh, sono tantissime. Abbiamo cominciato con una soltanto. È stata una nascita curiosa. In anticipo di 2 settimane, come se non vedesse l'ora di cominciare. E infatti il motivo per cui è stato scelto è stato proprio la sua fretta di lasciare il grembo materno. In gara con altre 5 gravidanze non desiderate, col cast condizionato dalla data di messa in onda, Truman è stato l'unico che è entrato in battuta. Per inciso, credo che Truman sia stato il primo bambino ad essere legalmente adottato da un network. È esatto. Lo show ha reso enormi profitti, equivalenti quasi al prodotto interno lordo di una piccola nazione. La gente dimentica che ci vuole la popolazione di un intero paese per questo show. Mm-hmm. Visto che è in onda 24 ore al giorno, senza interruzioni pubblicitarie, questi incredibili introiti immagino provengano dalle sponsorizzazioni. Esatto. Ogni cosa nello show è in vendita, dagli abiti ai prodotti alimentari, addirittura le case. E ovviamente tutto è disponibile sul catalogo Truman, le centraliniste sono sempre all'opera. Christoph, le voglio chiedere, secondo lei per quale motivo Truman non è mai riuscito a scoprire la vera natura del mondo in cui ha vissuto finora? Noi accettiamo la realtà del mondo così come si presenta, è molto semplice. Dall'AIA per Christoph, salve!
Laia? Deve essere caduta la linea. Torniamo a Hollywood, California. Sei sulla pura verità. Ciao, Christoph. Volevo solo dirti una cosa. Sei un bugiardo e un manipolatore. Quello che hai fatto a Truman è da malati. Bene. Ce la ricordiamo questa voce, vero? Come dimenticarla? Abbiamo un'altra chiamata. Salve, no, chi è in linea? No. Non importa, Mike. Io amo parlare del passato con gli attori del vecchio cast. Silvia? A parte questo tuo melodrammatico intervento, credi che aver fatto gli occhi dolci a Truman, aver flirtato con lui, rubando pochi minuti di trasmissione solo per imporre te stessa e le tue idee ad una platea, ti bastino per conoscerlo? E per sapere che cosa è giusto per lui? Credi davvero di avere il diritto di giudicare? E che diritto hai tu di prendere un bambino e di trasformare la sua vita in una specie di farsa? Non ti senti in colpa? Io ho dato a Truman l'opportunità di vivere una vita normale. Il mondo, il posto in cui vivi tu, quello sì che è malato. Sì, Heaven, è come il mondo dovrebbe essere. Lui non è un attore, è un prigioniero. Guardalo bene, ti rendi conto di quello che gli hai fatto? Potrebbe andarsene quando vuole. Se fosse qualcosa di più di una vaga aspirazione, se fosse assolutamente determinato a scoprire la verità, noi non potremmo fermarlo. Vedi, la cosa che ti dà più fastidio, in realtà, io credo sia il fatto che Truman preferisce la sua cella. Questo è. È qui che ti sbagli. Hai torto, Marzio. E presto te lo dimostrerà. Bene, a parte qualche commento più accurato, peraltro di una ristretta minoranza, è stata un'esperienza incredibilmente positiva. Sì, per Truman e per tutto il pubblico. Christoph, grazie per la sua disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato. A questo punto credo si possa dire che la crisi sia superata e che Truman sia tornato quello di sempre. Ci attendono nuovi eccitanti sviluppi? Beh, Mike, la grande novità è che Meryl lascerà Truman in uno dei prossimi episodi. Ci sarà un nuovo legame sentimentale per lui. Ah. Sono sempre intenzionato a far avvenire il primo concepimento televisivo in diretta. Un'altra pietra miliare nella storia del piccolo schermo, una notizia in anteprima. È stato un piacere e un onore averla ospite da noi. Christoph, grazie. Grazie a lei, Mike.